C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it. Da voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it. Il quotidiano online dei Monti Sicani. Il Comitato Santissimo Crocifisso della Pioggia, anche quest'anno, in occasione della ricorrenza della festività di San Giuseppe, organizza Bicchierieri, cioè la tavola di San Giuseppe. Noi di Magaze siamo andati a visitarla. Come presidente qui del comitato, cosa ha preparato di particolare? Cosa ha fatto? Qui tutti e ognuno facciamo la nostra parte, poi ci dividiamo i piatti, ci dividiamo i compiti, ci dividiamo tutto. Quello che manca, ognuno dice manca questo, lo faccio io, quello, questo, ognuno ci dividiamo i nostri. Quindi collaborate tutti? Collaborare tutti, con tutto il quartiere, con tutti, ho motivo di ringraziare prima il comitato, poi il quartiere e poi anche la gente di fuori, di San Giovanni, di tutto Cammarate, che raccogliamo, che chiunque ci dà qualcosa e non dice mai di no. Noi diciamo con tanto sacrificio e impegno siamo riusciti anche quest'anno a realizzare i Bicchierieri alla Gianguarna. Chi mi ha dato l'input diciamo a sacrificarci di nuovo diciamo in modo più massiccio rispetto agli altri anni è stato un nostro compaesano emigrato a Parma. Ci siamo visti e mi ha detto ti ho visto su Magazzè e dici li fate i Bicchierieri della Gianguarna quest'anno? Ho detto sì, li facciamo. E, diciamo mi ha caricato di più per impegnarci a farli e farli diciamo in modo dignitoso. Sono Bicchierieri Cugliuti a quanto pare. Sono Bicchierieri Cugliuti, partecipa tutto il quartiere. Io colgo l'occasione per ringraziare tutto il quartiere, i cittadini di Cammarate e San Giovanni perché anche loro hanno dato il loro contributo. Colgo l'occasione pure per salutare tutti gli emigrati di Cammarate e San Giovanni che si trovano sparsi in tutta Italia con una speranza che ritornino. Speriamo che ritorni, però io voglio sapere una cosa da te Nicolino, a quanto pare oltre all'input della signora di Parma c'è qualcosa di particolare in te che ti rinnova la fede e la voglia di fare Bicchierieri in San Giuseppe, di cosa si tratta? Si tratta che raccontacelo dai. Praticamente qualche anno fa in occasione di fare la manifestazione dei Bicchierieri ho avuto un piccolo incidente con un componente del comitato e non so se dovevo perdere l'occhio, che cosa è successo non lo so. Come oggi ho avuto questo incidente, l'indomani all'occhio non c'era più niente, mi è rimasta solo una cicatrice nella fronte. E ho detto che fino a quando me la sento ogni anno dobbiamo fare i Bicchierieri Cugliuti. A quanto pare l'incidente l'hai avuto durante la preparazione della festa dei Bicchierieri, sì. Di Bicchierieri del Santissimo Crocifisso alla Pioggia? No, di Bicchierieri, stavamo preparando per i Bicchierieri, eravamo andati a prendere un tavolo e nel modo di legarlo con gli elastici, un elastico si è staccato e mi ha colpito. Ritorniamo ai Bicchierieri, quello della Gianguarna, quante sono le componenti che mangeranno oggi? Quest'anno sono 5. E chi sono? La Sacra Famiglia? La Sacra Famiglia più Sant'Anna e San Gioacchino. Ma nel preparare i piatti, cosa preparate di particolare? Perché a Cammarate abbiamo dei piatti tipici, parlaci almeno di qualcuno. I piatti tipici che non devono mancare sono gli sfinci, la pasta, il pane, e, diciamo quello che era l'indispensabile per l'alimentazione per l'antica alimentazione. Ma oltre a far mangiare i componenti della Sacra Famiglia, il comitato vedo che organizza qui, ci sono raccoglie pure degli alimenti per darli ai poveri del tutti paese. Gli alimenti raccolti vanno tutto ai Bicchierieri che si siedono qua. Vanno a loro? Oltre sì, che vanno mangiano, a loro. Oltre che mangiano poi gli si divide il raccolto del crudo. Va bene, presidente questa volta facendo funzione. Lo ringraziamo e grazie. La fede di San Giuseppe continui sempre negli anni qui alla sicuramente grazie a voi Magazzè per quello che fate.